Ciao a tutti, sono Silvio Carrano, sono tarantino, fiero di esserlo. Sono rimasto qui nonostante per motivi di lavoro mi sposto tanto. Ho iniziato a mettere i dischi nei locali a metà anni 90, ho vissuto l'ultima epoca dell'analogico e la prima del digitale che mi ha portato abbastanza fortuna perché ho conservato il background della scelta dei dischi, dell'acquisto e nel contempo ho preso velocemente il lavoro sul digitale che poi sarebbe stato il futuro, cioè quello che viviamo oggi. Sì, dal 2004 come appendice di una buona carriera da DJ ho iniziato a voler fare musica mia, affiancandomi prima a dei musicisti e poi studiando personalmente le nozioni teoriche musicali che servivano per affrontare la composizione di un brano di musica elettronica, insomma, niente di estremamente complesso, però serviva per farlo bene. Il disc jockey oggi ha talmente tante possibilità di manipolare la musica che la console è diventata un vero e proprio strumento. Il primo disco che ha visto la luce dopo un po' di test è stato No More Wilp, era il 2005. È un brano che ho prodotto con due amici tarantini, Saiyan e Simone Fanelli, che ha avuto un discreto riscontro anche perché è stato pubblicato dall'etichetta di Gioti Vannelli, era molto importante ed è tutt'oggi molto importante nella scena house italiana ed internazionale. Dopo tanta produzione di musica elettronica ho sentito l'esigenza di voler fare qualcosa che raccontasse lo stato d'animo dell'estate, quello che succede ai ragazzi che sono in pista durante le notti. Quindi qualcuno si innamora, qualcuno litiga, qualcuno sarà felice, qualcuno sarà deluso. E tornando da una serata alla Baia Imperiale, in treno, mi è venuta questa idea di musicare lo stato d'animo dell'estate. Così è nato Forever. Mi ho buttato subito giù la base di arrangiamenti, è intervenuto il cantante, abbiamo fatto le melodie e poi il risultato è quello che ascoltate. Io vi lascio l'ascolto del mio ultimo disco Forever. Se vi piace cercatelo su YouTube, condividetelo sui social e ci vediamo in giro nelle notti. Mi beccate a Gallipoli per il Popfest People on Pleasure, piuttosto che alla Baia Imperiale di Gabice, la storica discoteca della Riviera Romagnola. O comunque sarete sempre informati seguendo la mia pagina Facebook. Un abbraccio e buona estate! There's nothing better than the thought.